questo punto passo la parola a Giuditta Brunelli, le riforme costituzionali. Mi sentite? Grazie. Un buon pomeriggio a tutti. Un ringraziamento sia alla Fondazione Gramsci che alla Fondazione Iotti per questo invito e questa opportunità. Devo dire che ho avuto la fortuna di poter ascoltare per intero il convegno e l'ho trovato molto ricco e penso che siano uscite tante sfaccettature di questa personalità. Credo che se il volume, come spero, verrà pubblicato, sarà un volume importante per la ricostruzione della storia politica istituzionale di Iotti. Il mio intervento, io sono una costituzionalista, riguarda appunto Nilde Iotti e le riforme istituzionali. E devo dire che si ricollega per alcuni aspetti all'intervento di Grazia Pagnotta che abbiamo sentito in apertura del pomeridiana, anche ad alcune osservazioni che ha fatto questa mattina Fiorella Imprenti sulla importanza delle assemblee parlamentari nel pensiero e nell'azione politica di Nilde Iotti. Per ricostruire appunto il pensiero e l'azione di Nilde Iotti in questa materia così delicata, una materia che come tutti sappiamo resta di estrema attualità, basta pensare al recentissimo referendum in tema di riduzione del numero dei parlamentari e alle ulteriori riforme che anche di livello costituzionale che dovrebbero seguirne, ho tenuto conto ovviamente di scritti, interventi parlamentari, dell'esperienza di Nilde Iotti come presidente della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali costituita nell'undicesima legislatura, quella che è nota come Commissione De Mita Iotti, dai nomi dei due presidenti che si sono susseguiti. Naturalmente anch'io ho sofferto, come tutti, come già altri hanno ricordato, delle limitazioni imposte a causa del lockdown all'accesso alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, quindi forse è probabile che avrebbero potuto esserci altri articoli o saggi che sarebbero stati utili, ma ho dovuto lavorare sul materiale che sono stata in grado di reperire. Ora, quello che io vorrei mettere in luce in primo luogo, una prima considerazione, è che Nilde Iotti fu, da questo punto di vista, dal punto di vista del rapporto con le riforme della Costituzione, ebbe un atteggiamento molto interessante. Perché da un lato possiamo dire che ebbe una vera e propria devozione per la prima parte della Costituzione, nella quale individuava, e cito testualmente da un suo intervento parlamentare, un grande e non tangibile disegno complessivo della nostra democrazia, della dignità dell'uomo e dei cittadini, delle libertà civili e politiche, dell'unità nazionale sacra ed inviolabile. Espressione dei principi fondamentali su cui si fonda lo Stato costituzionale, quindi la sovranità popolare, il sistema delle libertà, il sistema delle autonomie. Ma dall'altro lato aveva anche la lucida e direi laica consapevolezza della necessità di apportare le opportune riforme alla parte seconda della Costituzione, quella che invece è dedicata all'organizzazione dei poteri, che a suo avviso, e ancora cito da un suo intervento, risentiva troppo di impostazioni del passato, di un influsso del sistema liberale prefascista e quindi era necessario ricercare un equilibrio nuovo, più razionale, tra Parlamento e Governo e instaurare anche, altro aspetto importantissimo del suo pensiero, un più compiuto ed efficiente sistema delle autonomie, ovvero il proprio regionalismo cooperativo. Quindi c'è una profonda fedeltà alla Carta Costituzionale nei suoi principi fondativi e caratterizzanti, ma c'è anche la capacità di comprendere che la democrazia, dice Iotti, ha in sé la forza per rinnovarsi ed anche sotto questo aspetto si differenzia dai regimi dittatoriali. Di particolare interesse fu un'affermazione che fece durante il dibattito parlamentare del 1998 sul progetto di riforma presentato dalla Commissione bicamerale D'Alema. In quell'occasione Iotti affermò
che i devastanti fenomeni della corruzione politica dovevano essere interpretati come l'alternativa tragica alle mancate riforme istituzionali degli anni Ottanta. E questa mi sembra un'affermazione molto forte e molto significativa. Vengo ad un secondo punto che riallaccia il mio intervento a quello di Grazia Pagnotta. Volevo cioè sottolineare l'importanza che la lunga esperienza di Nilde Iotti come Presidente della Camera dei Deputati ebbe anche per il profilo del suo riformismo costituzionale, per due ragioni fondamentali. In primo luogo per una ragione di carattere teorico generale, io sono profondamente convinta che il diritto parlamentare, questo lo sosteneva un grande studioso della materia, Silvano Tosi, debba essere in realtà considerato come un capitolo del diritto costituzionale, un capitolo volto essenzialmente, anche se non esclusivamente, a limitare gli abusi di potere della maggioranza parlamentare e a contrastare quella che Tosi chiamava l'intrinseca vocazione illegalistica del potere. Del resto, non a caso, anche all'interno della stessa Costituzione è rinvenibile un'ampia quota, diciamo così, di diritto parlamentare, basti pensare alle regole sull'iter legislativo, sul ruolo delle commissioni permanenti. Dunque, occuparsi del diritto parlamentare significa occuparsi di un settore del diritto costituzionale. Il secondo punto è che nel diritto parlamentare, come tutti sanno, conserva una particolare rilevanza l'interpretazione, l'evoluzione, l'applicazione di regole non scritte che si formano in via di prassi e che poi vengono, anche se non sempre, possono essere codificate a livello regolamentare. E la conformazione di queste regole non scritte è in gran parte affidata proprio ai poteri interpretativi del Presidente, coadiuvato, anche se mai vincolato, dalla Giunta per il Regolamento. E venivano ricordati delle riforme regolamentari, dei fatti, diciamo, anche di interpretazione parlamentare molto importante o di riforme, il Lodo Iotti del 1980, la riforma del voto segreto nel 1988, la riforma nel 1986 del regolamento della Camera, ovviamente in materia di sfiducia individuale. Dunque, la consuetudine di Nilde Iotti con la Costituzione attraverso la gestione del diritto parlamentare era assai radicata. E il suo orientamento riformatore, determinatosi in primis nell'ambito regolamentare, si trasferì quasi naturalmente anche sul piano della Costituzione, soprattutto perché ebbe modo di verificare di persona giorno per giorno le difficoltà della vita parlamentare e l'esigenza di trovare nuovi equilibri nei rapporti reciproci tra legislativo ed esecutivo. Faccio cenno brevemente ai suoi tre discorsi di insediamento alla Presidenza della Camera, nel 79, nell'83 e nell'87. Qui possiamo vedere, anche se tratta di discorsi ovviamente molto brevi, molto sintetici, pur se assai significativi, un percorso della sua idea di riforma. Il 20 giugno 79, il suo primo discorso di insediamento, accenna all'opportunità di continuare l'opera già iniziata dal suo predecessore Pietro Ingrao, di aggiornare il regolamento alle nuove e mutate esigenze di funzionalità del Parlamento. Nel discorso del 12 luglio 83 dice ancora: sono convinta che in questa legislatura debbano essere introdotte innovazioni regolamentari che nel rispetto più rigoroso dei diritti delle minoranze al tempo stesso realizzino anche il diritto dovere della maggioranza di decidere e di assumersi dinanzi al Paese le relative e conseguenti responsabilità, ma qui si comincia anche a parlare di necessità di riforma delle istituzioni, esplicitamente. Dice Iotti, una riforma che va fatta nel solco dei principi e dei valori intangibili della Costituzione, ed ecco il discorso del legame profondo con la parte prima della Costituzione, va conferita nuova vitalità e funzionalità ai poteri democratici. Nessuno più di me ha maturato il convincimento della necessità di riforme che rendano il governo efficiente, stabile, forte.
Questo processo di riforma va intrapreso senza alterare il ruolo che la Costituzione affida al Parlamento. Infine, nel discorso di insediamento dell'87, afferma: bisogna avere il coraggio di intraprendere la strada delle riforme istituzionali e regolamentari. La vitalità di un organismo si misura anche dalla sua capacità di riformare e di riformarsi. Venendo quindi al tema specifico delle riforme della Costituzione che Iotti propose e sostenne, esse, proprio per la ragione che ho appena ricordato, furono sempre ispirate al rigoroso rispetto della centralità del Parlamento. Come del resto insegna la nostra Corte Costituzionale, ad esempio in una famosissima sentenza, la 154 dell'85, la centralità del Parlamento significa che la Costituzione ha collocato il Parlamento al centro del sistema, facendone l'istituto caratterizzante dell'ordinamento. E Iotti aveva affermato nel 1980 alla Camera che la centralità del Parlamento non è un fatto legato a una contingenza politica, ma è un fatto costituzionale. E di nuovo sono rilevanti i suoi discorsi di insediamento, i tre discorsi. Noi potremmo, se li leggiamo, vediamo che sempre si parla del Parlamento come luogo, le assemblee parlamentari come luogo in cui si esprime al più alto grado la sovranità popolare, e si parla del Parlamento come guida dell'intera nazione. Nel 79 dice: il Parlamento deve guidare, usa sempre questo verbo guidare, il Parlamento deve guidare i processi di trasformazione democratica. Nell'83 dice: il Parlamento è il centro di guida dell'intera nazione. Nell'87 dice: parla del dovere e della responsabilità del Parlamento di guidare lo sviluppo del Paese. Quindi la democrazia parlamentare, seppure riformata, resta il suo orizzonte, mentre rifiuta l'ipotesi presidenzialista, che può apparire, dice, più democratica perché è caratterizzata dall'elezione diretta del capo dell'esecutivo, ma che in realtà è più restrittiva della partecipazione popolare alla vita politica e soprattutto è, cito, in qualche modo repressiva della ricca articolazione pluralistica propria dell'Italia. Nella relazione che Iotti presentò alla fine dei lavori della Commissione per le riforme istituzionali, che presiedette, come ricordavo prima, nell'undicesima legislatura, ben sapendo che quel progetto non avrebbe mai visto la luce, dato che le Camere stavano per essere sciolte anticipatamente, ma dice nella sua relazione: è necessario che questo resti come un documento per il futuro lavoro di riforma. In questa relazione si delineavano alcuni punti significativi. In primo luogo, un'ampia riforma in senso spiccatamente autonomista del rapporto Stato-Regioni. Stiamo parlando del 1994 e qui si anticipa in gran parte quella che sarà la successiva riforma del titolo V del 2001. Ancora, nuove regole in materia di formazione del governo, con la creazione della nuova figura del primo ministro, eletto a maggioranza assoluta dal Parlamento, e l'accentuazione del suo ruolo di guida dell'esecutivo. La cosiddetta sfiducia costruttiva, nuove regole in materia di bilanci, decretazione d'urgenza, potere regolamentare del governo e la durata quadriennale della legislatura con l'ampliamento del potere d'inchiesta delle Camere. Dunque, nella sua relazione, molto breve ma molto incisiva, Nilde Iotti scrisse che si trattava di un progetto organico, nel senso che coglieva i punti fondamentali della parte seconda della Costituzione che avevano necessità di essere rivisti, ma di un progetto tuttavia non compiuto, perché per esempio quanto alla riforma del Parlamento non era stato possibile trovare soluzioni tali da ottenere il consenso delle forze politiche. E qui vi è un punto particolarmente interessante, a mio avviso, alla luce del referendum costituzionale che si è svolto di recente. Nella relazione Iotti precisa che si era arrivati molto vicini ad un accordo sulla diminuzione del numero dei componenti della Camera da 630 a 400,
e del Senato da 315 a 200, quindi i numeri che abbiamo oggi, e anche per una certa distinzione dei compiti tra le due Camere. Ma proprio perché non era stato possibile affrontare il tema della riforma del Parlamento nella sua interezza, furono evitate ipotesi di modifiche parziali che, scrive, avrebbero potuto apparire monche o contraddittorie. Questo per rispondere a coloro che hanno voluto strumentalmente includere Nilde Iotti tra i sostenitori del taglio dei parlamentari sic et simpliciter. Taglio sì, anche se l'uso di questo termine mi piace poco, ma solo in un contesto di riforma coerente e complessiva dell'organo parlamentare. La modifica puntuale, scarna, direi addirittura primitiva dal punto di vista della cultura giuridica, la revisione secondo me senza qualità riformatrici sulla quale abbiamo appena votato, è invece carica di ambiguità e nulla ci dice di certo né di rassicurante su quelli che potranno essere gli sviluppi futuri. Per Iotti, cito ancora dalla relazione, era essenziale collegare una modifica costituzionale che esaltasse l'autonomia politica, legislativa e finanziaria delle regioni con la presenza delle regioni stesse in uno dei due rami del Parlamento. Ciò avrebbe costituito insieme una ragione di unità del Paese e di forte riaffermazione dell'autonomia delle regioni elevate a concorrere alle decisioni del Parlamento nazionale. Si tratta insomma della trasformazione del Senato, come normalmente si dice, nella Camera delle Regioni o delle autonomie. Alcuni anni dopo, nel 1998, intervenendo alla Camera sull'ipotesi di riforma della parte seconda della Costituzione elaborata dalla Commissione D'Alema, tornava sull'argomento, dichiarandosi convinta sostenitrice dell'autonomia delle regioni, del regionalismo cooperativo, e individuava il limite più rilevante del progetto che si stava discutendo nella mancanza di un vero Senato federale. Diceva Iotti nel suo intervento: l'architettura complessiva delle competenze può reggersi, naturalmente parlava dell'inversione dell'onere di competenze tra Stato e Regioni, che poi si sarebbe realizzato con la riforma del 2001, quindi l'architettura complessiva delle competenze può reggersi se viene assicurata una incisiva presenza delle Regioni in una delle due Camere, con una partecipazione effettiva all'attività legislativa, volta ad assicurare la tenuta dell'ordinamento federale. In quel momento si parlava molto di federalismo. Del resto, la sua critica al bicameralismo paritario era ormai consolidata in termini piuttosto radicali. In un suo intervento parlamentare del 1980, che già prima avevo citato, aveva affermato con molta nettezza: devo dire che trovo inammissibile che in una situazione che vede il Parlamento assediato dai problemi del Paese e dalla complessità dei nodi che si debbono sciogliere, entrambi i rami del Parlamento facciano ripetitivamente la stessa cosa. Credo che questa sia una perdita di tempo e che non giovi al prestigio e al ruolo del Parlamento. In conclusione, perché non voglio rubarvi altro tempo, la giornata è stata lunga e quindi ho cercato di essere sintetica e di soffermarmi solo su alcuni punti. Credo di poter sottolineare l'attualità del pensiero di Nilde Iotti in tema di riforme costituzionali. La revisione del bicameralismo paritario, con una particolare attenzione alla presenza delle autonomie territoriali nell'organo di produzione legislativa. Il rafforzamento della posizione dell'esecutivo, anche attraverso la sfiducia costruttiva, compensata però da una più rigorosa tutela del Parlamento nella produzione delle norme primarie, pensiamo ai limiti della decretazione d'urgenza. L'ampliamento del potere d'inchiesta delle Camere, affidato tra l'altro all'iniziativa delle minoranze sul modello tedesco. Ipotesi e proposte che ancora oggi sono oggetto di discussione, e a cui molti continuano a guardare come un ragionevole e necessario adeguamento della seconda parte della Carta Costituzionale a un sistema politico sempre più frammentato e privo del necessario equilibrio fra i poteri. Un pensiero sulle istituzioni, però, che non fu mai slegato dalla chiara consapevolezza che la sola tecnica delle riforme non sarebbe stata sufficiente
se non accompagnata dall'autoriforma dei partiti. In un discorso pronunciato alla Camera il 1 dicembre 1992 e di recente ripubblicato con il titolo evocativo La tecnica della libertà, Nilde Iotti indicava la strada del rinnovamento dei partiti radicale e profondo, fatto a viso scoperto, in modo trasparente, sotto il controllo dell'opinione pubblica, che deve veder cambiare non tanto e non solo le facce, ma i metodi di azione, i comportamenti nelle responsabilità pubbliche, le scelte, le selezioni dei nuovi gruppi dirigenti, che devono essere democratiche e cristalline, in modo che non si possa dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Si diceva in quel discorso profondamente convinta che la nostra opera di riforma istituzionale, per riuscire davvero, debba essere accompagnata dalla riforma del sistema politico, dalla rigenerazione dei partiti politici. Parole che personalmente sottoscrivo in pieno, mi auguro solo che non sia troppo tardi per le sorti della nostra democrazia rappresentativa. Ti ringrazio per l'attenzione.